Ciao a tutti ragazzi, bentornati, io sono Kroll e continuiamo oggi la run a livello 4 contro Rom. Nel calice è abbastanza più difficile, siamo a livello 3 del Ptumero inferiore. Ho rimosso dalla mannaia la runa che ci faceva diminuire i danni contro i simili, visto che Rom è un simile, ed ho equipaggiato lo scudo per la prima volta, speriamo che sarà utile contro un boss. Per quanto riguarda il set, ho messo un set misto per avere una buona difesa arcana e una buona difesa fisica. Se volete usate questo, altrimenti qualsiasi va bene. Mentre per quanto riguarda gli oggetti utili, al solito la carta del fulmine contro Rom è fondamentale e vi consiglio di usarla soprattutto nella fase 3. La boss fight infatti si divide in tre fasi: dal 100 al 75%, dal 75 al 50% e dal 50% finché non lo uccidete. La difficoltà del boss è sostanzialmente maggiore rispetto a quello che incontriamo nella storia, perché qui i ragni sono molto più aggressivi. Non c'è infatti la possibilità di lasciarli vivi e fregarsene completamente per buttarsi sul Rom, in quanto non solo lo spazio è stretto, ma ho provato a passare da una fase all'altra senza uccidere neanche un ragno e comunque li rievoca lo stesso, riempiendo praticamente la zona. Quindi il consiglio principale è uccidere tutti i ragni prima di attaccare Rom in tutte e tre le fasi. Nella prima fase l'unica difficoltà sono i ragni, e il boss Rom rimarrà praticamente inerte lì in fondo, lontano, a guardarvi mentre massacrate i suoi poveri amichetti. Oh, questo dovrebbe essere l'ultimo. Vediamo un po'. Sì. A differenza del Rom che affrontiamo durante la storia, questo è danneggiabile anche sulla testa, cosa che non tutti provano a fare. Vedete, gli levo 149. 149. Se vediamo quanto gli levo invece sulla pancia, sempre 149. Vi consiglio comunque di attaccarlo su un fianco, di concentrarvi su un fianco, in quanto i fianchi sono danneggiabili fino alla rottura, causando uno stordimento del boss. Tra due fianchi, tra l'altro, vi consiglio quello che stavo attaccando io, in quanto nella transizione tra una fase e l'altra si avvinghia su se stesso da questo lato, così potrete continuare a danneggiarlo un po'. Nella fase 2, come avete notato, rievoca tutti i ragnetti come previsto, ma diventa anche aggressivo. Standogli lontano, infatti, evocherà delle sfere di simil ghiaccio dall'alto. Ma per fortuna, qui, a differenza dell'arena durante la storia, vi sono dei modi per difendersi, ovvero questi enormi pilastri che ci sono per tutta la stanza. Posizionando un pilastro infatti tra noi e Rom, i blocchi di ghiaccio si distruggeranno contro di esso, rendendoci la vita molto più semplice e permettendoci di uccidere i ragni in uno stato di quasi sicurezza, diciamo. Vi consiglio di attirare i ragni quindi dietro ai pilastri e di affrontarli lì. Adesso si è un attimo incantato. Niente, si è incantato. Qualora vi trovaste però nello spazio aperto, quando Rom si tira su come sta facendo adesso, ovvero quando vi avvisa che sta evocando questi blocchi di ghiaccio, vi basterà correre in un ampio cerchio, di cui Rom è il centro, e non verrete danneggiati. Magari qui do un'acceleratina. Attenzione ai ragni. Se vi può interessare la boss fight contro Rom che ho fatto nella storia, magari vi metto il link. Sì. Ok, ne manca solo uno. Anche questo pilastro distrutto, tra l'altro, vi protegge. Non è. Il fatto che sia distrutto non significa che non riesce a bloccare questi blocchi di ghiaccio. Nella fase 2, quando gli starete a distanza ravvicinata, potrà fare due tipi di attacchi. Un'esplosione ad aria attorno a sé, che è questa che ha appena fatto. Esatto, questa qui. Oppure potrà evocare quei blocchi arcani che di solito evoca dal cielo, potrà evocarli dal terreno invece.
No, purtroppo si è incantato di nuovo, vorrei cercare di danneggiarlo su un fianco per vedere se riesco a distruggerglielo, ma ecco, questi sono i blocchi che evoca dal terreno. Vabbè, lasciamo stare, oh. Portiamolo sotto al 50%. Ok. Nella transizione dalla fase 2 alla fase 3si teletrasporterà dall'altro lato e tutti i ragni saranno rivolti verso di lui, quindi approfittatene subito e ammazzatene uno. Diamo un'altra acceleratina, che se no diventa noioso. Nella fase 3 il boss è leggermente più aggressivo, ma non troppo in realtà. Però risulta più difficile ottenere l'attenzione dei ragni in maniera singola. Quindi è difficile non farsi soverchiare. Ecco, come vedete, questo pilastro, anche se è distrutto, blocca comunque i... questi agglomerati di... sembra ghiaccio, ma va a sapere se è vero. L'unica difficoltà del boss è quella di perderlo di vista e non vedere che sta facendo questo attacco dall'alto, quindi mi raccomando, cercate di tenerlo sempre in visuale oppure alzate al massimo il volume ambientale e mettetevi le cuffie e attaccate al joystick e al joypad, come si chiama, e dovreste sentire quando fa questo attacco. Una volta uccisi tutti i ragni nella fase 3, il rischio di morire diventa molto più basso perché, nonostante in questa fase Rom possa attaccare anche con il suo corpo, sia lateralmente che frontalmente, ho notato che, come potrete tra l'altro vedere, tende a fare più spesso questo attacco, l'attacco laterale. Ma siccome in questo calice Rom è danneggiabile anche in testa, non ha senso portarsi vicino ad un suo fianco, perciò questo attacco diventa praticamente inutile, è impossibile che vi prenda. Basta indietreggiare 2-3 passi o fare un dash all'indietro e vedete, si diventa praticamente immortali. Qualora però riesca a creare del margine di distanza tra voi e lui e non riusciate a riavvicinarvi in tempo, ricomincerà con gli attacchi dall'alto. Se vi trovate vicino a Rom, tra l'altro sono parecchio difficili da schivare perché correre in cerchio stando così vicini è abbastanza difficile. Oh, guarda, oh, ha ripreso vita tutto a un tratto. Dai, su, maledizione. Concentrato. E morica. Buona. Ah, alleluia. Ah. Perfetto, finalmente. Anche Rom, devo dire che è da parecchio che sto qui a provarlo perché i ragni fanno veramente molto danno e con questa poca vita diventa tutto più difficile. Bene, nella prossima puntata scenderemo al quarto livello, al quarto piano. Al solito, se la puntata vi è piaciuta e vi è stata utile, lasciate un mi piace e fatemelo sapere. Alla prossima!